Questo quadro di Valente potrebbe sintetizzare il laboratorio milanese dove Ubaldo Baratta sta drapeggiando vestiti e suggerendoci nuovi rapporti tra l'arte delle forbici e quella dei pennelli. Così a Carrà, grande ammiratore di Giotto, egli ha chiesto di riportarci al secolo di Giotto, inizio del 300. Dalla Tela, un personaggio di allora, influenzerà appena questo personaggio dell'attualità, l'indossatrice. La verità è che Baratta conduce di pari passo due collezioni, quella di modelli e quella di pitture, a cui adesso Usellini sta dando il suo contributo. E se il fascino di una collezione di modelli consiste proprio nella sua vita effimera che trionfa e si consuma in una stagione, la bellezza di una raccolta di quadri si misura dalla sua capacità di resistere al tempo. Ecco qui Sironi al lavoro. Sarto e Pittori hanno stavolta in comune l'argomento. L'uno crea i vestiti, gli altri dipingono la storia del costume. Nel formato obbligatorio 20x30 ecco De Chirico e Savinio, Grosso e Campiglio. I vestiti di seta e di panno si sciupano presto, tradotti in tela aspirano all'immortalità. Questa collezione è una guerra illustre contro il tempo.